la mia migliore amica è Gio, con lei mi guarderai. È tutto ok, chiamami, chiamatemi Gio. Wonder Show, Made in Gio. Buongiorno a voi, figli della nebbia. Là fuori il traffico si sta mangiando l'ossigeno e sulla città il cielo è scomparso da giorni. Ma anche oggi, come sempre, sapremo farne a meno. Lunedì, primo giorno di scuola. Cioè, il mio primo giorno, nella mia nuova scuola. Una di quelle occasioni in cui l'abito lo fai come il monaco. Scegliere i vestiti per le giornate speciali mi ha sempre mandato in crisi. È come se di tutte le cose che ho, improvvisamente non me ne piacesse più neanche una. La persona più in gamba che io conosca. Non sembra neanche che si sia accorto del trasloco. Dovunque si trovi si mette subito a suo agio. È papà che mi ha insegnato che un buon inizio è importante. Anche se per lui non esistono inizi cattivi. Trova sempre il lato positivo di tutte le cose. Buongiorno tesoro. Buongiorno. Il maglione porta fortuna, eh? E funziona sempre. Questo trasferimento in città mi darà molto materiale per le mie foto. Mai quanto te, però. Beh, sfido io. Mica vuoi sostituirmi con un grattacielo. Mai al mondo. Pa? Mm? Come sta? Sei fantastica. Puzzola! La colazione! This is my mayday. Insegne, cartelli, segnali. Nelle grandi città ci sono indicazioni da tutte le parti, ma ci si perde in un attimo. Sembra un percorso ad ostacoli. Da dove vengo io, invece, si va un po' a naso. Però alla fine si arriva sempre. Ragazzi, arriva la prof! Facchetti, via l'uncinetto. Si chiama cima, prof. Fare i nodi mi rilassa. Ma pensa, allora facciamo che me lo spieghi in un bel tema per domani. Hm? Dunque, riprendiamo il manzone da dove l'abbiamo lasciato ieri. Il primo capitolo dei Promessi Sposi pone già in luce i temi fondamentali del romanzo. Ma in che senso questo romanzo è quello che potremmo poi definire, ma Tagliati aspetterei la domanda, lo specchio del suo tempo?
Qualcun altro? Come non detto, mal tagliati. La so. Sentiamo. Questa deve essere sua. Non ci posso credere. È quella nuova. Però arriva in ritardo come quelli vecchi. Beh, se non richiede tempo un look così. Una cosa mi ha colpito di questo primo giorno di scuola. Niente è stato come mi aspettavo. Io la fionderei in presidenza. E tu che scusa avresti? Sentiamo. No, è che ancora non mi so orientare tanto bene e quindi ho perso l'autobus, che al paese mio quando fa un fischio si ferma, quindi invece non ne ho voluto sapere. Giorgina Manzi si è appena trasferita in città da... dove? Da fuori città, cioè da Campo Grugnuccio. Dopo ve la racconto io una bella barzelletta. Oh, bene Manzi, ottimo rendimento. Una candidata Cool Games. Di una cosa sono sicura però. Non ho mai visto niente di più bello. Chiarire, io e i miei voti non siamo secondi a nessuno, va bene? Sia chiaro che si mette tra me e il traguardo. Beh, se la vede brutta. Vuoi vedertela brutta, Gina? Veramente mi chiamerei Jo. Stai cercando di cambiare argomento, perché con me non attacca. Io non volevo... Non mi sottovalutare, Gina. Non mi freghi. Io t'ho capita, sai? Scusami, ti ho fatto male? Questo è per domani, non mancare. Guarda chi c'è. Niente merenda, Ponte Legnuccio. Veramente sarebbe Campo Grugnuccio. E io che ho detto? Colle Palluccio. Paglia e fieno? Prodotto tipico? Dai che ho fame. Senti che roba, Fili. Scusaci. Allora non ci siamo capite? Tu non ci devi neanche pensare. Filippo un giorno sarà mio. Promemoria, mai abbassare la guardia. Allora, Furio, cosa mi sai dire dei lanzichenecchi del Manzoni? Beh, allora, i lanzichenecchi sono un... piatto tipico. Ah sì? Sì sì, sono il piatto preferito da Don Abbondio. Ma va, ma sai che è anche il mio. Peccato che non li so cucinare. Allora fai una cosa, mentre tu vai al posto e mi scrivi la ricetta, grazie, io interrogo qualcuno che abbia davvero studiato. Allora, interroghiamo la nostra nuova arrivata. Manzi, vuoi venire alla cattedra? Allora, Giorgina, in che anno viene cominciato il romanzo? 1821. E quante edizioni furono pubblicate prima di arrivare alla stesura definitiva? Tre. Bene. E mi sai dire chi erano i lanzichenecchi? Erano dei soldati mercenari invasori. Silvana, mi hai stufata, eh? Adesso tu e la Manzi vi cambiate di posto, tu vai in fondo, che cambiare aria ogni tanto fa bene. Ma come, io voglio stare qui? E invece qui ci viene la Manzi, che oltretutto ha perso un po' di lezioni e la voglio attenta. Prego, veloce che devo anche finire il programma della giornata. Su, su, su.
scusami. Come no? Tirate fuori il libro di storia, oggi parliamo delle guerre puniche. Bella la tua catena. Senti, volevo chiederti scusa per oggi. Intendo che a momenti ti venivo addosso. Tranquilla. È che nei posti nuovi non so ancora come muovermi. Devo iniziare ad orientarmi un po'. Se ti aiuto, là c'è la stella polare. Dove, scusa? Là. Bella questa. Riuscivo a dormire. Pensavo alla nuova scuola, ai nuovi compagni. Non vedevo l'ora di farmi nuovi amici. Beh, non avrò fatto colpo. Ma neanche sono passata inosservata, direi. Il lato positivo è che almeno il ghiaccio è rotto. Comunque, adesso mi faccio una bella dormita e domani ci riprovo. Nella prossima puntata. Grazie. Funziona ancora, lo sai? Ti prego, ti porta. Professoressa, mi scusi. Avanti ragazze, tocca a voi. Ponte.